Due punti nelle ultime tre partite, il ribaltone di inizio settimana, l'esonero di Gaetano Auteri e il ritorno di Luciano Zauri, che alla vigilia del match interno col Grosseto si conferma un gran signore. Nessuna rivincita personale, allenare il Pescara è un sogno, le frizioni con Memuscei e Cristiano Del Grosso sono state superate. Allora, intanto permettetemi di spendere un pensiero per mister Auteri, che insomma digerire un esonero non è mai roba semplice, quindi capisco la sua sensazione in questo momento e chiaramente mi dispiace. Detto questo, tocca a me e me la godo. Rivincita assolutamente no, per Pescara per me è la seconda casa, per cui per me è una grande opportunità. È un grande onore, l'ho detto un tempo fa, 2 anni fa, lo ribadisco oggi, per me stare qui è un sogno. Col senno di poi anche io potevo fare meglio. Un allenatore fa delle scelte, un giocatore può ovviamente non accettarle, ci sono delle frizioni, ma è finita per quanto mi riguarda dopo 2 secondi. Dopo è chiaro, i risultati non mi hanno accompagnato in quel frangente e ho fatto una scelta diversa, ma ti anticipo anche con Cristiano che oggi è il mio secondo, cioè, credetemi che è più il vivere in quel momento dove chiaramente non era semplice stare lì, ma attualmente le cose vanno splendidamente. Il neotecnico biancazzurro recupera Drudi, ma deve rinunciare agli influenzati Rauti, Memuscei, Di Gennaro e all'infortunato Ijanes. Prima convocazione per il giovanissimo portiere Umberto Di Carlo, classe 2006. Di fatto 11 già deciso, 4-3-3 Sorrentino Trepali, Zappella, Drudi in grosso e Frascatore in difesa. Pontisso, vertice basso del triangolo di metacampo completato da Pompetti e Derisio. Davanti Clemenza e Dursi a supporto di Ferrari. Dunque in mediana cambieranno le posizioni. Pontisso sarà il play, ruolo spesso ricoperto nella Vicenza. Interni Pompetti e Derisio. Pompetti è un giocatore che ovviamente ha delle qualità ben definite, magari più dinamico se vogliamo vederlo dal punto di vista sia tecnico che tattico. Ma ho anche Carlo Derisio che potrebbe fare quel ruolo. Tutti e tre potrebbero fare il play. L'idea potrebbe essere quella di giocare con il vertice basso, quindi con Simone play. Grosseto ultimo in classifica, 30 punti meno 1 dai playout, stagione finora molto complicata per i maremmani. Con Maurizi, ex allenatore del Teramo, 16 punti in 15 gare, 2 in più del predecessore Magrini, che però ne ha giocate 20. Progressi sì, grazie anche agli innesti del mercato di gennaio, ma non c'è stato il salto di qualità. Peggiore attacco con 28 gol, come la Fermana, 40 al passivo, 3 in più del Pescara, nona migliore difesa. Grosseto in serie utile da 4 partite, vittoria con Lentella e 3 pareggi. In totale dall'inizio del torneo sono 5 successi. L'ultimo in trasferta risale al 27 novembre, 3-1 nel sentitissimo derby di Siena. In panchina c'era Magrini. Out Lazzari, Scaffini, Moscati e Boccardi. Il probabile 11: Barosi, Trepali in difesa, Gorelli, Cialli e Siniega. Sulle fasce Raimo e Semeraro. A centrocampo Artioli, il nigeriano Rabiu e Piccoli. In attacco il tandem Nocciolini Capanni, il tecnico Agenore Maurizi. Intanto saluto Gaetano con affetto, con stima professionale. Qualche volta ci siamo insultati, ma ci sta, però io ho una grande stima, come credo anche lui abbia stima nei miei confronti. Mi dispiace quando un collega viene esonerato, tra virgolette, poi soprattutto un collega con quale sia un buon rapporto. E con Luciano Zauri abbiamo fatto il master insieme. Quello che posso dire Pescara è che ha un'ottima squadra e che noi affronteremo con la giusta volontà e la giusta determinazione, come abbiamo sempre fatto. A parte il precedente di Coppa Italia dello scorso 15 settembre, debutto assoluto di Sorrentino 2-0, marcatori Zappella e Dursi, sono 2 i precedenti in campionato all'Adriatico, il primo in Serie C nel lontanissimo 1949, 1-0 per i biancazzurri. Quindi nelle immagini, 16 ottobre 2010, Serie B, il Pescara di Eusebio Di Francesco si impone 4-2, avanti Toscani con Freddi, servito dalla brasiliano Bondi, ex Teramo. Il Delfino ribalta la situazione con 2 rigori trasformati da Massimo
Massimo Ganci. Nella ripresa doppietta dell'ex Marco Sansovini, in pieno recupero il gioiello su punizione di Allegretti. Infine 3 dicembre 2011, in due circostanze insigne, spreca l'impossibile il solito Sansovini, la sblocca su assist di Nicco, l'ex Alfa Gemme pareggia, gol fantasma di Ciro Immobile. Nella ripresa il blitz ospite, gol capolavoro firmato da Ferdinando Sforzini. Al 91esimo il principe Giuseppe Giannini, tecnico del Grosseto, si dimette in diretta in aperta polemica col vulcanico Piero Camilli. Per quale motivo? Perché appunto non mi va di essere giudicato settimana dopo settimana. Non credo sia un lavoro diciamo così giusto per un allenatore, no? Essere giudicato per il risultato, neanche per settimana a settimana. Se vinci sei bravo, se perdi sei scarso, non va bene. Senta, dimissioni irrevocabili? Assolutamente.